Era un uomo intelligente, senza dubbio, ma con un gusto tutto particolare. Pensi che non voleva mai soldi. Io più di una volta gli ho offerto del denaro e non l'ha mai voluto. La prima volta che mi ha chiesto qualcosa era quando aveva perso la causa con la Biennale, che doveva pagare l'avvocato. Dico, guardi Scarpa, non mi par vero, tenga quanto ha bisogno. Eravamo nel paradiso, no? Nel paradiso terrestre, e però abbiamo inventato una cosa terribile, abbiamo inventato la parola e con la parola abbiamo inventato l'astrazione. Mentre far parte della materia e del materiale era essere nel paradiso terrestre, nel momento che tu inventi questo e quindi con la parola cominci a cercare ciò che è nascosto, e cioè il grande creatore, per non parlare e per non usare i termini più comuni, ti ritrovi cacciato fuori dal paradiso. E allora ecco che ti rimane questo desiderio profondo e lo identifichi con la bellezza. Mi ricordo che, anzi è un mio motto, mi diverto a dirlo, che giocavo a palline fra le basi attiche di Palazzo Chiericati. Mi piaceva molto le colonne, le basi, camminare fra gli archi. Quando sono andato all'Accademia, lei sa, quando all'Accademia si va, non è che si sappia bene se si farà il pittore, lo scultore, l'architetto. Ai tempi dei tempi, oserei dire, perché adesso tutto è cambiato, molto cambiato. E dovevo decidere in un dato momento. Dopo i tre primi quattro anni di corsi comuni, a scegliere, allora scelsi architettura come un bisogno, così. Mi sembrò naturale. Anzi, siccome dipingevo anche, avevo imparato i primi approcci della pittura, e mi ricordo che pare di aver capito che non ci sarei riuscito. Toccare le cose, misurarle, ci sarei riuscito. Mentre mi divertiva molto, oppure mi piaceva, ecco, non si può parlare di divertimento. Penso che sia così. In questo momento ormai è la mia vita, no? Il percorso di papà è noto, è un percorso classico. È un ragazzo di belle mani, che sa disegnare bene. Il padre lo porta subito davanti a dei maestri dell'Accademia, i quali dicono sì che è bravo e gli fanno fare la scuola d'arte. E lui la percorre tutta fino alla fine, a 19 anni, è maturato all'Accademia in architettura. Nel frattempo si struttura, si inaugura l'Istituto Universitario Sperimentale di Architettura di Venezia, e il direttore dell'Accademia d'Arte diventa il direttore dell'università, che non è un'università ancora riconosciuta, ma è un istituto. E mio padre segue il suo maestro, che era Cirilli, e diventa suo assistente. In verità, e purtroppo, io per eredità, diremmo così, di tradizione culturale, discendo dal monumento Vittorio Emanuele II a Roma, perché io ero migliore allievo di mio professore,
che è stato migliore allievo di autore di questo monumento. Allora, voi siete più fortunati di noi. Non ha mai avuto il coraggio di liberarsi del complesso di parlare in pubblico. Ma perfino questa lezione che lui ha tenuto a Vienna, nel Museo d'Arte e Mestieri di Vienna, ha fatto una bellissima lezione. E poi a un certo momento aveva il traduttore e il traduttore lo rallentava troppo e lui ha cominciato a parlare all'infinito, come si parla all'inglese, no? Tu avere, noi fare così, e per questa ragione noi avere questo. E poi io facevo un passo indietro e si rimenava come un clown. È vero che lei a San Vito si è scelto un posto? Ah, sì, sì. E secondo quale criterio? Secondo quale criterio? Un criterio di economia, perché per vivere dopo morti sottoterra, società moderna vuole prendere denaro. No. Nach dem Tode will die Gesellschaft, dass man nach dem Tode noch zahlt, um in der Erde zu sein. Allora io volevo risparmiare. Und er wollte sparen. No, c'è un piccolo punto di questo qua. Qui c'è un piccola ansa che fa così. Che conduce da questa parte a Cimitero Vecchio. Allora io qui dormirò in terra di nessuno. Cioè, né Brion né municipio. Lui aveva la felicità dell'invenzione immediata, no? Però lui anche diceva che un'idea, un progetto deve nascere da un'idea. Se l'idea non c'è, la si deve aspettare. L'idea viene quando vuole. A lui gli interessava il lavoro come fatto di quotidiana creazione, perché quotidiana meditazione sulle cose. Insegnava, aveva questi soldi dell'insegnamento, aveva bisogno di soldi, doveva comprare libri, doveva vestire bene, star bene, eccetera. E però non aveva i grandi lavori che gli permettevano di... E non ha mai avuto l'esperienza umana di rapportarsi correttamente. Cioè, io valgo, tu vali, possiamo discutere. Quello che aveva i soldi valeva infinitamente più di lui e lui si sentiva negletto, povero. Ha guadagnato questa differenza, secondo mio, per fortuna, nel reiterare il lavoro che amava, che è quello di disegnare, di progettare. Stava lì sulla carta ore intere per un disegno. Oggi non sarebbe più possibile farlo, vieni travolto dalle necessità. Cioè il mondo viaggia a una velocità che non è concepibile. E lui stava e disegnava, cancellava un segno, lo rifaceva in scala un millimetro, che voleva dire due centimetri in realtà. Cioè queste cose che, se vengono analizzate materialmente, sono delle follie, ma che in verità hanno donato un tale pulsare al disegno che quando lo vedi te ne innamori, perché non è un disegno artistico, è un disegno da architetto, che però ha la pulsazione dell'arte assoluta, perché è fatta di sentimento, è fatta di finezza, è fatta di cultura, è fatta di astrazione dei valori messi là nell'ambito di un piacere di fare quella cosa. Io mi sono ritrovata sola del tutto nel padiglione, mi pare, del Venezuela, che l'aveva fatto Scarpa. E ciò pioveva a secchi rovesci, pozzanghere, acqua, così. Io sono claustrofoba, però non era chiuso. Questo padiglione era tutto di vetro e triangolare più o meno. Allora me lo sono passato tutto toccandolo, perché cioè, i pittori toccano tutto. Lui non aveva lasciato una sola giuntura che non passasse l'aria. Aveva studiato in maniera che se uno stava lì dentro gli veniva certamente la sciatica oppure il torcicollo. Però
era di una bellezza, di un'astuzia, ma il Scarpa è il dettaglio che ti fa morire dal piacere. Io l'ho tutto passato con le mani. Questo è il Palazzo da Mula, che è stato restaurato ai suoi tempi da Cappellin, che è un amante del vetro, un grande artista, che aveva cominciato l'attività con il vetro assieme a Venini. Dopo ognuno si sono divisi, ognuno ha scelto la propria strada. E assieme a Cappellin è venuto su anche Carlo Scarpa. Scarpa comincia a inventare tessuti vitrei nuovi per Cappellin. Le materie opache, le paste vitree, il rosso, il lattimo aurato. Ora c'è una, tra gli appassionati e gli studiosi della materia, c'è una polemica, è suo o non è suo, di chi, di qua, di là, chi se ne importa. L'importante è questa aria nuova che entra nell'orizzonte. Ero in una falegnameria ieri e sul tavolo di questa del responsabile di questa falegnameria c'era molto elaborato un pezzo di ebano così, scavato, lavorato, perfetto, come fosse stato un pezzo di oreficeria. È un frammento dell'allestimento del negozio Olivetti in piazza San Marto di Carlo Scarpa, un contenitore di una piccola lampada. Poi adesso sono di metallo perché, come li aveva concepiti il Carlo Scarpa, benché l'ebano sia un legno durissimo, dopo 5-10 anni di avere una lampadina rovente si erano quasi carbonizzati e questo è l'unico pezzo superstite. Ma è per dire un pezzo che richiede una sua specifica progettazione, come farebbe oggi un designer di prodotti industriali per produrre pezzi che poi vengono fatti 5, 10, 100.000 volte. Carlo Scarpa lo faceva per quella lampada, o meglio, per quella serie di 5 o 10 lampade che sono lì. E il negozio Olivetti di attenzioni di questo genere ne ha centinaia, ha messo 8 anni per sistemare uno spazio forse di 100 metri quadri. Ben, ecco, questa è, come dire, inseguire i temi che si presentano di volta in volta, mano a mano che il lavoro procede. Nel vetro era la differenza, perché lì tutto si solidifica in una forma. Quella forma è unica e deve essere perfetta. Come dire, è la stessa tecnica che produce sintesi. Il pezzo di vetro non ha relazione con altri pezzi, è quasi non compenetrabile dal filo elettrico, dalla lampadina, dal supporto in metallo che aveva quel pezzo di ebano per essere una lampada. Il vetro, perlomeno così a me pare, trova una sua autonomia, una sua completezza e si appaga e si conclude nella perfezione della sua forma. Forse in quel caso il professore riusciva a ottenere dei risultati finiti, compiuti e incontaminati. Ero a Roma, a casa mia, e mi sono sentita telefonare dall'Hotel Plaza Scarpa che doveva ripartire e non aveva i soldi per pagare l'albergo. Dico, corra qui, venga da me, che glielo pago io. Finito l'esperienza Cappellin, lui va da Venini e Venini lo fagocita in qualche modo. Mi diceva l'Anna Venini che la
diciamo così, caparbia e sicura, sempre sicurissima scelta di Paolo Venini sulla collaborazione era, diciamo così, molto... L'unico del quale accettava tutte le idee era Carlo Scarpa. Ma è veramente indice di una inesausta ricerca. Ricerca sulle possibilità espressive di questa materia. Ecco che, per esempio, il discorso del lucore era attenuato dall'iride. Quindi tu avevi un vasetto non più grande del palmo di una mano, sarà stato alto 10 centimetri, perfettamente nero con l'iride fuori. Vuol dire fermare la luce in una screziatura di colori che continuavano a variare a seconda dell'incidenza del raggio. E lo guardavi poi nella parte interna ed era un bel verde intenso. Poi lo sollevavi, era di una leggerezza incredibile. Non so se hai mai avuto l'occasione di avere in mano una lampadina rotta che non ha la vite, è di una leggerezza, proprio un'elitra di farfalla, ecco, di quella cosa lì, e lo mettevi in controluce e diventava un rosso acceso. E lui era felice quando te lo raccontava. E c'era sempre anche altra gente, poi Scarpa mostrava gli ultimi libri che aveva degli architetti di tutto il mondo. Io mi ricordo sempre una notte in Piazza San Marco, e doveva essere molto tardi perché me la vedo proprio vuota, e con Scarpa che praticamente danza in mezzo a questo spazio, no? E spiega di qua e di là tutte le cose. Vedi questi marmi che vengono non so da dove, è questo, è quello, è... Non so, che... Non so, lo vedo così, come uno che praticamente balla in mezzo a uno spazio bellissimo. Dovendo collocare delle opere d'arte, avere un sentimento critico da parte dell'allestitore può essere molto importante, perché può essere un modo di interpretare e di rendere la collocazione molto più brillante, in un certo senso. Ma a tutto vantaggio dell'opera, naturalmente, non della collocazione in sé. Un'opera che magari non è tanto eccezionale, si può trovare in essa sempre qualche cosa che può ricomporsi in un insieme, capisci? Non è necessario che l'opera sia imminente in modo assoluto, anche perché non ci sono sempre opere di grande qualità. Vedono questa soluzione. A me sembrava importante, mi sembravano importantissime queste linee verticali che discendono, con questo piano piatto qui così.
che diventa anche qui piatto. E mi sembra che questa sia una, come dire, un avvertimento critico nel vedere questa opera. Girando, a mia volta, la rivedo nella sua... Avrei dovuto girarla, no? Avrei dovuto vederla davanti, però credo che non avrei colto l'essenziale di quella forma che ho accennato adesso. Mentre se uno la percepisce... L'intelligenza dell'arte è fondamentale, se uno non capisce di che cosa parla, come fa a mostrarlo? E lui capiva subito. Ci sono episodi, diciamo così, che sono rimasti storici, non so. La mostra di Morandi alla Biennale, no? Antologica di Morandi. 40 pezzi che vanno, che vengono, che su e dove, alla fine, all'apertura della mostra, il giorno stesso dell'apertura, lui non era riuscito ancora a collocare al posto giusto due quadri. Erano ancora là per terra. Il Presidente della Repubblica tagliava il nastro, e la mostra di Morandi doveva ancora... Erano falsi. Lui non era riuscito a trovare il posto per i due quadri, erano là per terra, erano falsi. La capacità di papà era quella di innamorarsi di un pezzo di pietra, che parlava con lui, io non so cosa gli poteva dire, ma lui era sempre disposto a raccontartelo. Guarda che bea che se sta vena, guarda che bello sto color, guarda come che se questa ombra che si ferma su sto sasso. Ed era sempre incantato. Ci hanno chiesto una domanda, hanno fatto una domanda nel piccolo invito che ho ricevuto. Se l'architettura può essere poesia, mi sembra che sia la traduzione esatta della parola tedesca, no? Se può, punto di domanda, può essere poesia. Certo, può essere poesia, già lo aveva proclamato Frank Lloyd Wright. L'architettura, signori, è poesia, di una conferenza detta a Londra. Allora la risposta è sì, qualche volta l'architettura è poesia, non sempre è poesia. La società non chiede sempre poesia. La poesia nasce dalla cosa in sé, se colui che la fa ha questa natura. Oppure qualche volta ci sono delle condizioni differenti negli scopi o nelle realizzazioni dell'architettura, non tutte possono avere... È più difficile. Lo so, è difficile. Vabbè, pazienza. Fai più presto. Si allontanava dal tema per pudore e quindi diceva, sa, dire che l'architettura sì, può essere poesia, può essere, diciamo, intenzione poetica. Ma se c'è un poeta nella storia dell'architettura, è lui. Voglio dire, nel cimitero Brion ci sono stimoli molteplici che originano solo da questa idea poetica che deve esprimersi, che desidera esprimersi. Era un artista puro e ha fatto tutto. Lui quando faceva una roba, ma non stava a guardare che servisse poi tanto. Cercava anzi che non servisse. Perché, per esempio, io non dirò dove, ma ho visto una scala che ha fatto, che è veramente il suo capolavoro. Dei marmi che vengono su così, però tutto tondo, i gradini tondi ma scivolosi, così, 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 e come una colonna, e si fa così, così, e si va al primo piano. Di solito si farebbe un corrimano, ovvero un qualche cosa, perché il raggio del gradino modesto, bellissimo però, bellissimo, bellissimo, però quasi sempre si precipita. Ho visto molta gente con le gambe rotte, polsi,
caviglie, avambracci. Allora, quando lui poverino era morto e non poteva più ribellarsi, hanno messo un coso e l'hanno rovinato e cascano lo stesso. Terza volta, si può dire, quando lui pensava di aver quasi finito, doveva andare in Giappone. E anche lì mi ha chiesto del denaro perché doveva rifarsi la dentiera. Mi dica cosa le devo, dico. Ha fatto sta dentiera e poi è partito per il Giappone. In Giappone, facendo le scale che faceva senza ringhiera, è caduto e con quella dentiera si è tagliato la lingua ed è morto. Pensi che storia. Drammaturgo americano. Tutto Toto Wilde. Un bicchiere di vino al signore alla salute di queste nobili dame. And just wine to the dame.